questo palazzo che ha ospitato una importante famiglia negli anni dai primi del Novecento, il ministro Balenzano che tanto ha fatto per la Puglia e l'avvocato Sarita acquistarono questo palazzo per i loro figli. E ancora un cantiere, ma le note che risuonano per i saloni di Palazzo Starita a Bari riportano a quelle di un tempo. Un edificio che sorge su un arsenale che è esploso e ha gettato poi le premesse per una generale ristrutturazione della città antica. E così due mercanti ferraresi giunti in città, attirati dai traffici commerciali, hanno deciso di costruire lo straordinario Palazzo Stedile secondo una veste squisitamente settecentesca. Le giornate del FAI riaprono i battenti dell'edificio nella città vecchia, impianto settecentesco e l'affaccio sulle vie principali del capoluogo, pronto a trovare nuova vita già entro fine anno. Piano terra sarà adibito a un caffè letterario, una cosa che manca un po' a Bari, sarà un grande caffè letterario. Il primo e il secondo piano saranno invece adibiti, saranno uno spazio polifunzionale per mostre, eventi, conferenze legate alla cultura. Al termine dei lavori di riqualificazione e di restauro conservativo di questi due importanti immobili presenti a Bari Vecchia, la città sarà dotata di due importanti edifici strategici che svolgeranno funzioni di tipo culturale, ricreativo, turistico e sociale.